Fata e Gabriele danno il benvenuto al pubblico di Radio Derby Web in questa nuova puntata di Sei Zampe On Air ed invitano a seguire la nostra vita, rigorosamente Sei Zampe, sui nostri siti internet www.seizampe.blog e www.swite.com/seizampe, oltre che sulle nostre numerose pagine social facilmente rintracciabili cercando le parole Sei Zampe su Facebook, Instagram, YouTube. Ricordiamo che Sei Zampe On Air ha l'unico piccolo ma grande scopo di condividere le nostre esperienze, raccontandole in prima persona. Puntata 13. Sei Zampe On Air. La rocca di Chiusi della Verna. Sarà uno strano weekend, questo di fine luglio. Tempi strani, ritmi strani, ed una domenica pomeriggio, domani, che ci vedrà protagonisti, Fata e il sottoscritto, di una piacevole escursione di gruppo con gli amici dell'associazione cinofila Alpha Dog, nei pressi del... Tempo al tempo, tutto questo sarà solamente domani. Come però non approfittare di questo ennesimo weekend estivo per partire, eh sì, il giorno prima? In realtà, causa altri impegni, riusciamo a partire solo a metà pomeriggio, ma tant'è, le giornate sono ancora lunghe, e va benissimo, e fin troppo calde, e qui, per i miei gusti. Dunque ci incamminiamo, anzi ci macchiniamo verso, sì, ora possiamo dirvelo, Chiusi della Verna è la nostra destinazione, ridente località in provincia di Arezzo, sede dell'omonimo famosissimo convento francescano e di tanti altri luoghi di interesse, non solo di culto. Per tutto il weekend ci accompagnerà un tempo sereno e caldo. È luglio, vorrei pure vedere. E come quasi sempre quando le distanze lo consentono, preferiamo viaggiare lungo strade interne e gratuite piuttosto che a pagamento, ma non certo per questioni di tircheria, quanto piuttosto per mera praticità. Occorre un tempo più vicino alle 2 ore rispetto all'ora che in questa fase del nostro vacanzeggiare ci siamo fissati, fate Dio, come distanza massima in termini temporali, più o meno, come tempo massimo di durata del viaggio di andata, ma anche di quello di ritorno. Ecco, in questo caso più che più o meno. È inutile dire che per raggiungere questa zona delle foreste casentinesi, poco oltre il confine tra le province di Forlì ed Arezzo, ma interno a quest'ultima, percorriamo strade mai attraversate, lambendo cittadini e paesi di cui spesso nemmeno eravamo a conoscenza dell'esistenza. Troppe volte si cerca l'ignoto assoluto. Spesso invece basterebbe conoscere l'ignoto che abbiamo tutto intorno a noi. Strade e paesi sconosciuti, sì, ma che dire dei numerosi ed ampi panorami su borghi, vallate e... Sì, ci fermiamo ancora a scattare qualche fotografia. Il cielo si fa leggermente nuvoloso, proprio quando stiamo per arrivare Chiusi della Verna. Per aprirsi, quando decidiamo di fermarci in un punto che cattura la nostra attenzione. Sarà strano io, ma oltre ad essere affascinato dai piccoli borghi, e non sto parlando del capoluogo comunale, che pare conti circa 1000 sia 3 metri di altezza sul livello del mare sia tra gli abitanti, ma sì, sono strano. Destino in me una curiosità immensa, quasi infinita, le indicazioni stradali che, puntando in un'unica direzione, mostrano il cartello, sì, col nome della frazione, e sotto quello di strada senza uscita, proprio come la rocca di Chiusi della Verna. La rocca. Giusto pochissimi chilometri prima di Chiusi è raggiungibile svoltando a sinistra, prima di superare un ponticello stradale. È un minuscolo borgo di poche decine di case, alcune va detto palesemente nuove, moderne o finemente ristrutturate, altre proprio scavate nelle numerose rocce che in questo contesto sembrano spuntare come funghi dal terreno. È proprio ai margini di una di esse che decidiamo di parcheggiare, nemmeno tempo di scendere, ed ecco di averci incontro una simpatica cagnolona tipo setter, giovane e molto affabile, ci spiegherà lo svegliissimo padroncino, conoscitore del territorio e che su nostra richiesta ce lo illustrerà brevemente ma in maniera assai completa. Eccoci che in un attimo siamo pronti per iniziare un breve camminamento.
Attraversiamo il torrente Rassigna, modestissimo ma piacevole corso d'acqua per il primo bagno quotidiano di Fata. Proseguiamo lungo un percorso che più di una volta si biforca, ma per ricongiungersi sempre poco dopo, o spaziando in ampie aree aperte. Ci sembra anche di sentire piuttosto vicini versi di animali selvatici, ma chissà se lo sono realmente o non sono più frutto della mia immaginazione, o forse sono tutt'altro. Ritorniamo indietro, superiamo il nostro ormai fido veicolo allestito e proseguiamo lungo la rocca. Poche case indipendenti ed inizia un altro camminamento, sempre adatto da percorrere sia a piedi che in mountain bike. Pare portare direttamente a Chiusi, che è lì vicino quasi da toccarla con un dito, alzando appena lo sguardo verso il cielo, ma pare soltanto. Troviamo un ampio piazzale in cui poter parcheggiare e riposarci, oltre che rifocillarci, adattissimo pare per la notte. Chiediamo lumi ad un ragazzo con uno splendido cane, che prima fa la festa fatta da dietro la recinzione della sua abitazione, poi la raggiunge attraversando la strada. Non è un indigeno del luogo il padrone del cane, ma un turista spesso da queste parti, dunque del luogo certamente più conoscitore di noi. Si dice che, molto serenamente, se non facciamo nulla di male a parcheggiare lì, perché non potreste restare? I tempi poi non combaceranno come del mio ragionamento, ma ci sono almeno un'altra ora e mezza di piena luce solare, per cui via in macchina, facciamo una per i dog. Arriviamo Chiusi dalla Verna, molto piacevole e ricca di parcheggi. Si vedono tantissime suore del vicino convento in giro, camminare a piedi, cantare. È un'immagine divertente, piacevole, che rasserena. All'albergo ristorante Bella Vista decido di meritarmi una piacevole birra tedesca, di cui non ricordo il nome. È un prodotto prettamente commerciale, ma dissetante. È proprio quello che cerco in questo momento. Forse di luce già da prima ce ne sarebbe stata un'ora, sì e no. Ormai avrei potuto comprenderlo, ma ok, torniamo indietro per piazzarci dove, se non avete capito, potete riascoltare la replica, comunque in fondo alla rocca di Chiusi dalla Verna. Il tempo di preparare velocemente tavolino e sedia rotolabile e col cuscinino di Giselaus è un attimo preparare una veloce cena, anche Fata se ne ha però il suo. Qualche foto e qualche filmato per documentare uno splendido tramonto e siamo vicinissimi alle abitazioni, ma anche in un punto molto in vista per gli animali del bosco. Prepariamoci per la notte nella nostra steppina allestita camper, al calduzzo. In realtà la prima oretta proprio così calda non sarà, ma Fata qui a fianco ha un bel respiro potente, ci pensa lei mentre metto i telefoni in carica e proseguo nella lettura di un buon libro, al sicuro qui dentro. Brrr, però in questo momento non è un gran caldo, ma ora andando via. Fata ha passato tutta la notte a russare, a parte un paio di sgranchimenti delle zampe. E lei qua dentro riesce a stare tranquillamente in piedi, del resto è alto un caso e mezzo, ma il ripiano del letto è basso, che di più non si poteva. Mi consente di stare sdraiato comodamente, ben allungato, ma pure di alzarmi un poco. Fuori c'è già un tiepido sole, sono fino alle 6 di mattina e dai Fata scendiamo e prepariamo la colazione. Sono un poco accaldato e mi do una rinfrescata col docino. Dopo colazione a base di una bella spermuta, marmellata, fette biscottate, si comincia la giornata con tanta energia. Un trattore sempre più vicino lavora la terra, anche se è domenica. Ma questa piana la salta, non è coltivata, sicuramente non è proprietà del conducente del veicolo o di colui per il quale sta lavorando. Zaino in spalla, scorte di acqua per me per Fata, un poco di frutta secca, sempre energica e via si parte. Il percorso appena accennato ieri, in pochi più di mezz'ora, conduce a Chiusi dalla Verna, dalla sua parte più vecchia, al centro storico costruito nella roccia di un piccolo ma massiccio rilievo. Il percorso è di molto, direi, più breve rispetto a quello classico stradale da percorrere col proprio autoveicolo o motoveicolo. Abbiamo anche nel nostro camminare un ampissimo recinto con appena due cavalli. Fatto un po' cabaio, un po' coringhe, poco convinta, mano a mano, anzi zampa a zampa, che uno dei due cavalli con fare curioso si avvicina, Fata comprendendone forse delle sue prospettive le notevoli dimensioni, soprattutto se rapportate alle proprie, se più modeste, si zittisce velocemente.
In una piazza del paese abbiamo modo di osservare prima una fontana spenta, poi la celebre fontana del Campari, da cui precisiamo esce acqua, e l'intero borgo storico, concentrico, lungo il già menzionato rilievo, che conduce la strada principale, ma non prima di impressionarci, con terrazze piccole ma delle ampissime vedute, la chiesa di San Michele Arcangelo, i ruderi della Rosa di Adamo e l'antico cimitero. È un camminamento strano questo, fatto di sali e scendi frequenti. A distanza di pochi passi si è prima tornati dalle pietre con cui sono costruiti gli edifici e dopo da una folta quanto in apparenza selvaggia vegetazione. Poche decine di metri siamo di nuovo nel centro della parte turistica di Chiusi dalla Verna. Un bel bicchiere di vino, sempre al ristorante Bella Vista. Poi percorriamo un'ampia strada che ci riporta nella piazza adiacente alle due fontane e riprendiamo la strada del ritorno alla nostra frazione di La Rocca. Di prima mattina mi sono dato una rinfrescata, ma ora anche fatta riposa beata e soddisfatta, eppure stanca. Non tanto per il relativamente modesto percorso fatto, lei non si fermerebbe mai, quanto piuttosto per il sempre infinito annusare. È ora di una vera e propria doccia, per quanto mi possa concedere quella portatile di cui sono dotato. Contenitore posato sul tetto della macchina e via, sapone da usare a secco funziona anche senza acqua, ma con il bagnato fa proprio faville. Eccomi ora, tutto pulito. Smontiamo il nostro ambaradan, come si dice, siamo pronti a partire, sempre per i Chiusi della Verna, ma questa volta parcheggeremo in una zona realmente adibita a questo. Lascio fatto in macchina una mezz'oretta, ancora mi fa strano fare certe cose nel bosco e mi dovrà fare strano sempre, non si devono lasciare i propri inquinamenti nella natura, nemmeno quelli organici. Un birrino a Bella Vista, un bicchierino di vino al ristorante Albergo da Giovanna e sono pronto, oppure ho trovato il bagno. Fatà, di nuovo, mangiato, prima di me. E vabbè, non lavoro bene proprio per nulla, vero? E ora è il mio turno. Già prima avevo individuato l'albergo ristorante Letizia come il luogo adatto, ma pare che non ci siano posti liberi, solo che è presto, sicuro di fare veloce, eppure loro lo sono nel preparare le mie pietanze, sebbene le mie richieste siano leggermente diverse da quelle basate sul pur ottimo menù. Ed in men che non si dica, ecco un piccolo tavolino da 6 zampe, proprio su misura per noi. Antipasto, primo, bis di contorni, acqua, vino, caffè, digestivo, dolce dalla casa, cosa chiedere di più? Avrei dovuto chiedere di meno, visto che di lì a poco l'escursione. Pagato ovviamente il tutto, fate Dio, ci incamminiamo in un piccolo parco vicino al luogo del nostro parcheggio, con panchine, qualche camminamento, ma ancora fin troppo assolato. Continuiamo a camminare serenamente fino a che diventa l'ora di ritrovarsi con i ragazzi di Alpha Dog. È un'associazione di cinofili che si occupa per davvero di ogni genere di attività, a cui possono partecipare sia i cani sia da loro raccomandati, pure i cosiddetti padroni. Il percorso si snoderà dentro il basso bosco attorno al santuario francescano di Chiusi dalla Verna, tra sentieri in mezzo agli alberi, qualche corta ma ripida salita e discesa, passaggi scoscesi e sconnessi, ma facilmente superabili, soprattutto se hai quattro zampe, vista e mozzafiato. Si comincia dal bosco delle fate, risalendo lungo il percorso, poi in ordine sparso, ecco il fondo della Melosa, la ghiacciaia scavata nella roccia e nel legno, l'abete bianco più alto d'Italia e tutte le strutture di pertinenza del santuario, come la cappella del Faggio e quella di Fra Giovanni, il letto di San Francesco, il refettorio del Pellegrino e la cappella degli Uccelli. La documentazione fotografica di tutto ciò la lascio a chi ha organizzato questa escursione, ma che piacere condividere la magia di certi luoghi con tanti amanti degli animali e dei loro cani, così diversi tra loro e tra di noi, ma uniti da questa unica grande passione che semplicemente, ma nemmeno troppo, ci fa, anche solo per poche ore, sentirsi persone migliori. Ci concediamo, quasi alla fine del percorso, una piccola pausa nel rifugio locale, o meglio nella sua area picnic. Rientriamo nella nostra macchina, fate Dio, stanchi ma felici. Ho male un poco i piedi, ma la soddisfazione di essere sempre più preparato, pronto, resistente, è tanta. Dopo un caloroso saluto a bipedi e quadrupedi ed una modesta passeggiata in un paese lungo le poche strade già viste in precedenza, quel tanto che basta per ritornare a camminare, normalmente, sì, è l'ora del ritorno. Partiamo col sole ancora relativamente alto e rincasiamo che è quasi buio, ma col sole dentro. In un arco temporale, alla fine di poco più di 24 ore, fate Dio, siamo riusciti a concentrare il nostro modo di intendere un weekend
fatti due semplici percorsi di dog trekking in mezzo alla natura, alternati all'esplorazione di piccoli borghi, ad una vera e propria escursione di gruppo organizzata da veri professionisti. Direi che oggi abbiamo dato che sia tutto, e voi che ci avete ascoltato, vi siete divertiti? Fate Gabriele, ringraziano Radio Derby Web per lo spazio concesso a questa puntata di Sei Zampe On Air e soprattutto il pubblico che ci ha ascoltato. Avete suggerimenti di idee da proporre oppure luoghi ed itinerari da visitare? Chiamateci, scriveteci, ma fatecelo sapere. Sei Zampe @seizampe.com